Il laboratorio sul radiodramma del Teatro Null presenta Il Signor di Culignac di Gianni Abbate, liberamente tratto da Il Signor di Pursognac di Molière. Quarta e ultima parte. Bene, bene, tutti gli imbrogli stanno andando a buon fine. E che ci ho fatto prendere una tale paura dalla severità dei nostri giudici e dei preparativi che stanno facendo per vederlo sulla forca, che adesso pensa solo a fuggire. E per passare inosservato tra le guardie che gli ho fatto credere già disseminate alle porte della città per arrestarlo, e che si è travestito da donna. Lo vorrei proprio vedere così camuffato. Sì, comunque seguite invece la vostra parte di commedia, e mentre io sbrigherò le mie scene con lui, andate dove vi avevo detto, che non finisce mica qui, no, ne vedrete ancora di belle, capito? Certo. E quando l'avrò chiuso dove ho deciso? D'accordo, ma sbrigamose. Quando il padre sarà avvertito da me? Ma sbrigato, ho detto d'accordo. Sì, sei un genio, è il meglio di tutti. Ma ti ripeto, famo presto, ci avemmo da fare ancora mille travestimenti, no? Sì, eccolo, ma non ridete e allontanatevi subito che non ci vede insieme. Vado a travestirmi. Oh, e poi vieni pure te, che abbiamo il numero dei tedeschi, Ma sì, che se ho capito vengo anch'io, però mi raccomando, non ridete, andate. Ma che sei fantastico! Ma vi siete truccato veramente bene! Ma nessuno vi potrà riconoscervi, no? Ma anche io vi sono stentato a riconoscervi. Sembrate proprio una nobile donna. No, ma io non riesco proprio a capire come mai la giustizia in questa città sia così degenerata. Ma che se avevo detto, no? Qui se prima si impicca una persona e poi se la processa. Ma se uno non fece niente? Ah, non vuol dire nulla. E poi qui nutrono un tale rancore contro gli abitanti del vostro paese che per loro che sei una vera goduria assistere all'impiccagione di uno della bassa. Che gli abbiamo fatto noi? Che gli abbiamo fatto? Ma sono dei rozzi, contrari alla gentilezza, che sono pure invidiosi dei meriti del vostro paese. Su, adesso però fatemi vedere come sei riuscita a camminare e a parlare come una nobile donna. Ci penso io, guardi, le belle maniere mi appartengono. Io posso camminare meglio di una donna, vedete? E la sola cosa che guasta è che andai un po' chi barba. Ma no, non si vede nulla, no. E poi che sono le donne che ne hanno molta più di voi. Su, fatemi vedere ancora come camminate, ecco, sì. Bravo, perfetto. Però questa cuffietta che è troppo piccola, no. Andrò a cercare una più grande, sì, che vi copra di più il viso. No, non lasciatemi solo. No, ma non abbiate paura, torno subito. Su, intanto voi passeggiate, sì, ecco, sì, passeggiate così, va bene. Va bene. Se riesco a far bene la voce di Timmana, perché... E buonasera, già vai meglio. E Nina ti fitta l'acqua chi lavavi e il lume cori si linchi. Oddio, mocchi di quello, poco mio. Niente panico, passeggiamo. Calabrisella mia, sciuri d'amore. Andiamo subito a vedere l'impiccagione di questo signor Monsieur Culignac. Venire impiccato per suo collo. Ja, noi ti faremo prendere affitto una finestra per avere buona vista su impiccato. Dice,
hanno fatto focca tutta nuova per impiccare questo culignac. Oh, essere grande soddisfazione per aver impiccato un calabrese, ya. Sì, sì. Si dice che lui essere sposato niente di meno con 3 donne. Oh, questo satanasso, prendere 3 donne per lui, non bastare una. Ma guarda, guarda, guarda chi c'è qua. Buona giornata, madamicella. E perché, perché fui essere così sola, soletta, eh? E attendo i miei servi, signore Ciccio e Peppe. Siete molto bella, madamicella. Fatevi baciare la mano, eh? Adagio, sì, signori, adagio. Nessun baciamano. Ah, volete venire con noi a vedere una bella epicagione? No, grazie. E sarà un gentiluomo calabrese che sarà gentilmente impiccato su foca, nuova di zecca. Io non sono attratta da simili brutalità. Ah, fere voi, giocosi seni. Oh, no, non siate insolenti. Vieni con me, bella damigella, ci divertiremo. Mio amico non sapeva trattare nobili donne. Vi prego, lasciami in pace. No, 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 tu finire con me. Mio amico non essere buono amante, no, lui veloce, veloce. Io invece farti godere tempo lungo, capisci? Ma come usate, ma queste sconcezze, ma non si dicono una signora a par mio. Lascialo, tu lascialo subito, capito? Lasciala. E sono io che voler andare con lei, io usare ritardante. Oh, sai, io non essere d'accordo, ya? No, 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 io volerla. Ma lasciatemi, mi fate male. Ma io non farei nulla. Ma tu mentire. Aiuto, guardi, aiuto. Cosa succede qua? Cosa succede, eh? Mi volete forse violentare questa povera fanciulla in difesa, eh? Mi filate dritto se non volete che vi metta in prigione. Vi sono molto grata, signore, per avermi salvata da quei due brutti mascalzoni, ma a quelli che sono appena scappati. Lo state a guardare meglio. Sochman? Ma voi avete la faccia simile a quella che mi hanno descritto. Non sono io, no, ve lo garantisco. Cosa state dicendo? No, niente. E perché allora avete detto... No, proprio niente, non disse niente. Ecco parole che sanno di marcio. Ma siete in arresto immediato. Signore, ma siate cortese. No, giammai. Guardandovi bene e sentendovi meglio, voi dovete essere quel signor de Culignac che stiamo cercando. Culignac, vi ho smascherato. Seguitemi subito senza far resistenza. Oh, porco. Oddio, ma cos'è che è successo? Che è successo? Succedeva che sono stato scoperto. Oh, certo, e ne sono soddisfatto. Lo porto subito in gattabuia. No, signore, vi prego, non imprigionatelo. Ve lo chiedo in nome della nostra antica amicizia. No, mi dispiace, ma non posso, no? Ma su, via, voi siete un uomo con il quale, insomma, come si dice, che si può accomodare un po' tutto, no? Ci sarebbe una qualche possibilità di aggiustare tutto, no? Con qualche, diciamo, qualche franchetto, ecco. Ma per favore, non dite queste cose, neanche per scherzo. Signor Culignac, fate presto, dovete sborsare un po' di soldi affinché vi liberi. Ma che cazzo di paese, ma mi pare l'Italia. Prendete sbrigane qui i soldi. Signor ufficiale, per voi, signore, che sei una bella borsa piena di soldi, ecco, vedete. Piena di soldi? Ma quanto, eh? Quanto? Un attimo, che sei dentro, guardo, 10, 20, 30, 40, 100, che sono 100 sghei dentro. No, sono pochi. Sporcarmi le mani per 2 baiocchi, non se ne fa nulla, no? Oh, signore Dio, insomma... Signor Culignac, pazientate, svelto, raddoppiamo. Ma
così pazzi, ma... Ma su, su, non perdete altro tempo, mi dico! Bella soddisfazione avreste a vedermi impiccato! No, 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 ma pigliate quest'altra borsa, ecco, ecco, prendete questa borsa. Ah, servitevi, signor, servitevi, eh? In questa borsa che se ne è ancora di più. Bene, 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 adesso sì che va bene, lo accompagnerò fuori città. Voi aspettatemi qua. Oh, mi raccomando, la sua salvezza è nelle vostre mani. Ma vi prometto di non abbandonarlo fino a quando non sarà al sicuro, eh? Addio e grazie per tutto quello che avete fatto per me. Lei è l'unico essere onesto che abbia incontrato in questa maledettissima città. Sì, 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 va bene, ma però non c'è tempo da perdere, ecco. Io anch'io vestimo tanto e vorrei forse già che voi foste già fuori pericolo, che il cielo mi assista. Andate, andate! Oh, è veramente un bel sempliciotto questo qua, eh. Sì, sì, che se l'ho preso in giro in tutti i modi, e che se ne allocco veramente. Oh, ma ecco che arriva il padre di Giulia, il signor Oronte. Oh, fingiamo di non vederlo. Ma che strana situazione. Che perfidia per un padre. Povero Oronte. Chissà come se la prenderà. E come sopportare una pena così mortale. Che succede? Quale altra disgrazia mi porti? Eh? Oh, signore, signore, quel miserabile De Culignac lì. E vi ha rapito vostra figlia. Ha rapito mia figlia. Ma bisogna andare subito a denunciarlo alla polizia. Sì, 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 va bene, d'accordo, d'accordo, ma fatemi prima finire. E che se d'altro, sì, perché vostra figlia non è stata solo rapita, no? Essa si è talmente invaghita di lui da fuggire insieme. Eh sì, e già si mormora che egli possiede chissà quali poteri magici per farsi amare da tutte, ma da proprio tutte, eh? Ma qui che se viene il bello, un bravo giovane che si è andato al suo soccorso, sì, e speriamo che se la riporti sana e salva voi, signor Oronte. Avanti, avanti, non fa storie, Giulia, te voglio riconsegnare a tuo padre. Oh, eccolo, eccolo là, signore, l'ho liberata dalle grinfie dell'uomo con cui fuggiva. Stava lì tutta brancicata. Sto caciottaro, una roba da vomito. Ah, ma io l'ho gonfiato, gli ho fatto due occhi neri ed è scappato via, via, via l'infamone. Dio, Dio, che storiaccia, te disprezzo. E non posso far altro che reprimere l'amore che un tempo mi riempiva il cuore. Lasciami, lasciami. Oh, figlia disgraziata. Ho detto lasciami, voglio tornare da Culignac. Dimenticare botto tutto l'amore che t'ho dimostrato e infiammarti per st'impostore, sto verme, al punto da scappare con lui. E per giunta senza il consenso di tuo padre. No, no, questo è troppo, non te voglio più vede. Pensa pure quello che vuoi, io l'amo e i delitti di cui l'accusano sono solo delle volgari invenzioni. Silenzio, fa silenzio, siete senza giudizio, io conosco meglio di voi la verità. No, c'è sotto sicuramente un imbroglio e forse proprio lui, sì, Erasto, è lui che ha ideato l'imbroglio per costringermi a respingere quell'onest'uomo. Io? Ma che buciarda! Io non potrei mai agire così! Certo, proprio tu! Non parlate più! Siete una stupida, ecco! No, io lo amo! Lo amo! E non pensà che io abbia potuto mandare all'aria sto matrimonio e che t'abbia sottratta dalle grinfie di sta caccola d'uomo per amor tuo. No. Lo ripeto, t'ho riportato indietro solo per la stima che ho per tuo padre. Non avrei potuto sopportare che un uomo giusto come lui venisse calunniato dopo quello che hai combinato. Di pure quello che vuoi, ma non ti credo. Signor Raston, me ne sono grato profondamente. Invece no, ti odio. Ti odio, ti odio! Addio, signore. Io desideravo ardentemente d'entrare nella famiglia vostra. Ho fatto il possibile per questo onore. Voi non mi avete giudicato degno di tanta grazia, e no. Malgrado questo, io vi stimo e v'ammiro per quello che siete. Però,
se non m'è stato possibile d'entrare in famiglia, lasciatemi almeno d'esse per sempre il vostro servitore. Ma per carità, va via, vai via subito. Basta, basta, tacete, signore Rasto. Il vostro sentimento mi ha commosso. Mia figlia sarà vostra. Acconsento alle nozze. Io per marito voglio solo Culignac. E io ti ordino di sposare immediatamente il signore Rasto. Avanti, qua la mano. No, 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 non lo voglio. Ed io ti prenderò a sculacciate. Come volete, ma ho detto no. No e no. Vi prego, non le fate male. Ah, se non vuole sentire ragione con le buone, la troverà con le cattive, ecco. Culignac, amore mio, dove sei? Vienimi a liberare. Ma non sentite l'amore che nutre per st'infamone di Culignac? Volete che io abbia un corpo di cui il caciottaro c'ha il cuore? Il mio cuore è suo, per sempre. È una magia che quel miserabile ha emanato su di lei. Vedrete che presto passerà. Su via, datemi la mano. No, no e no. Qua la mano, vi dico. Ecco. Ecco così. Con la forza però non vale. Ah, non te pensa che io te dia la mano per amor tuo? No, no, no. Lo faccio solamente per tuo padre. E allora sposati a mio padre. Ma non dire stupidaggini. Quanta gratitudine, signore Rasto. Vi aumento di 10.000 scudi la dote. Che venga subito il notaio per il contratto. Sì, sì, vado, vado. Vado di corsa a chiamarlo, signore. Vado subito. Sì, parlo con voi, sì. Sì, sì, proprio con voi. Che ci state ascoltando. Senza l'amore, che cosa sarebbe la vita? La ricchezza, il successo, il potere, le corone, tutto e niente se non c'è gioia, e gioia non esiste senza amore. Su, andiamo, danziamo tutti insieme, dai! Su, gioiosa compagnia, tutti insieme in allegria! Signor di Culignac di Gianni Abbate, con Gianni Abbate, Cinzia Corallini, Ennio Cucuini, Lucilla Lucchese, Margherita Macor e Salvo McGraffio. Regia di Gianni Abbate.